approfondiamo anche oggi un brano del Vangelo, quello di Giovanni, capitolo 21, e lo facciamo come avviene ogni domenica con Padre Ernesto Della Corte, nostro amico e biblista. Benvenuto Padre Ernesto. Benvenuti a voi e buona Pasqua. Buona Pasqua. Terza domenica di Pasqua questa. Cosa ha da dirci in profondità questo racconto di Giovanni oggi? Siamo ormai già 3 settimane dalla Pasqua, ma siamo ancora in questo clima pasquale. È una bellissima scena, praticamente l'ultimo capitolo del 4° Vangelo di Giovanni, un capitolo che è stato scritto quando ormai il grande apostolo era già morto, perché questo capitolo è stato aggiunto dalla sua scuola, dai suoi allievi, dai suoi cristiani di Efeso, ed è un capitolo che si raccorda con quello che abbiamo spiegato finora, il bellissimo capitolo 20. Però c'è una caratteristica particolare questo capitolo, mette al centro ancora una volta la vocazione, quella che era stata già trattata nel capitolo 1, Giovanni, e fa capire quanto sia importante la presenza del risorto in mezzo ai suoi discepoli. E quindi è un Vangelo che è nell'oggi, un po' come domenica scorsa, Gesù che entra, dice, anche se il testo italiano traduce sempre al passato remoto, invece c'è quel presente continuo del risorto che, come ci diceva l'Apocalisse domenica scorsa, è vivo e presente anche se invisibile e passeggia in mezzo ai 7 candelabri. Quindi è la presenza continua del risorto in mezzo alla sua Chiesa. Noi oggi troviamo una delle apparizioni più belle, leggiamo il capitolo 21 dai versetti 1-19, e Giovanni inizia subito ad ambientarlo. Dopo questi fatti, e quindi si riferisce alle 4 scene che abbiamo visto del capitolo 20, Gesù si manifesta di nuovo presso il mare di Tiberiade. Questo mare di Tiberiade non è altro che il lago di Galilea, ma quando nel Vangelo di Giovanni si cita mare di Tiberiade, ogni volta che è citato, noi l'abbiamo trovato già nel capitolo 6, in occasione di Gesù che cammina sulle acque, il mare di Tiberiade ricorre sempre con l'altro grande termine, la notte. È suggestivo questo rapporto tra Gesù che cammina sulle acque e la notte, e qui siamo di nuovo sul lago di Tiberiade di notte. Quindi la scena in un certo senso si vuole raccordare con quella Eucaristia raccontata col famoso segno dei pani. Chi troviamo in questa scena? Il versetto 2 ci ricorda che abbiamo Simon Pietro, e quindi tutti e due i nomi del grande apostolo. Ritroviamo Tommaso, che abbiamo visto domenica scorsa, riportato anche col nome Didimo, quindi gemello. Ritroviamo Natanaele, che era comparso all'inizio nella vocazione. Poi si citano i due figli di Zebedeo, e siamo a 5, più altri 2 discepoli di cui non sappiamo il nome. E quindi abbiamo non più i 12, non più gli 11, non più i 10, come nel capitolo 20, ma 7. Perché 7? Beh, 7 è il numero della Chiesa. 7 è un po' come i 7 candelabri di cui ci diceva l'Apocalisse domenica scorsa. 7 è la perfezione che indica esattamente tutti i discepoli di Gesù. A capo c'è ormai la figura di Simon Pietro. Che cosa fa Simon Pietro? Dice che va a pescare. Anche Agostino, quando legge nella sua omelia la 122 del commento a Giovanni, pensa che sia ritornato al suo antico mestiere, ma in verità questa è una scena ormai è ambientata nella Pasqua. La pesca non è più quella pesca dell'antico mestiere, ma è la pesca dell'attività apostolica. Lo stesso testo noi lo possiamo leggere in quella pagina stupenda di Luca 5, solo che Luca introduce questa scena nel ministero di Gesù. Giovanni invece ce la fa vedere esattamente dopo la Pasqua. E la proposta di Pietro, andiamo a pescare, viene accettata dagli altri. Ma quella notte, il testo del versetto 3 dice, ma quella notte non catturarono nulla. E, è strano, perché qui non si usa il verbo pescare, ma si usa il verbo catturare, il verbo piazzo. La grande mistica Adriana von Speyer, che era diretta dal grande teologo von Balthasar, l'amico di Benedetto XVI, diceva: il Signore trasformerà la notte del loro insuccesso di modo che proprio dal loro fallimento potrà scaturire
la pienezza di grazia. Questo verbo, catturare, è stato usato sempre per Gesù. I giudei hanno cercato di catturarlo, gli scribi hanno cercato di catturarlo, ma non ci sono riusciti. Questa volta il verbo indica il fallimento dei discepoli, ma Gesù l'aveva detto: voi senza di me non potete far nulla. Quindi non c'è mai possibilità per la Chiesa di operare se non è davvero al centro, se non ha al centro il risorto. Domenica scorsa, per due volte, Gesù venne e stette nel mezzo. Quindi la notazione è davvero molto forte. Poi, al versetto 4, Giovanni ci ricorda che è il mattino molto presto, Gesù stette dritto in piedi sulla riva. Ritroviamo quel verbo che abbiamo trovato domenica scorsa nel Cenacolo. Gesù stette dritto in piedi. È la figura del risorto, è l'immagine del risorto. Ma i discepoli non sapevano che era Gesù. Come al solito, come abbiamo trovato anche nelle domeniche precedenti di Pasqua, la prima e la seconda, c'è sempre un'ignoranza da superare. C'è qualcosa che davvero si ignora sempre. Il cammino di fede è sempre un cammino dall'ignoranza alla conoscenza, conoscenza della fede. Quindi non sapevano che era Gesù, non si rendevano conto. Come mai? Beh, perché Gesù ormai è oltre il tempo, oltre lo spazio, il suo corpo è reale, ma è al di là di queste nostre dimensioni. È lo stesso Gesù di prima, ma è cambiato, quindi c'è qualcosa di diverso. Però altre apparizioni c'erano state, l'avevano già visto il risorto, avevano comunque questo bisogno di incontrarlo ancora perché non l'avevano riconosciuto subito? O è Gesù che decide di fare delle apparizioni, perché lo spiegammo il giorno di Pasqua. Sì. I grandi segni della Pasqua partono dalla tomba vuota, il sepolcro che è memoriale aperto, poi continuano con le apparizioni con le quali Gesù vuole rafforzare la fede e anche educare nella fede pasquale i suoi apostoli, i suoi discepoli. E poi il terzo segno, che dicemmo, forse conviene ricordarlo, la trasformazione di questi uomini, che da paurosi diventano ormai intrepidi. Quindi le apparizioni sono uno dei tre segni fondamentali della Pasqua. Quindi è Gesù che decide di manifestarsi. Il verbo che ha usato Giovanni è il verbo della Epifania, Efanerò, si è dimostrato, si è manifestato, si è rivelato, quindi è sempre un'iniziativa del risorto, non una capacità degli uomini. Ed è bello vedere come Gesù li chiama paidia nel testo greco, ragazze, noi dovremmo chiamarli proprio così, figlioli, un po' più, come dire, ovattata come immagine, ragazze, perché Gesù aveva detto davvero nel Cenacolo che lui non le avrebbe mai lasciato orfane. Io non vi lascerò orfani, anzi, continuerò a venire verso di voi. Con questo termine potremmo dire che Gesù risorto, in un certo senso, dichiara ai discepoli qualcosa di materno, di paterno allo stesso tempo. Ragazzi, avete qualcosa da mangiare? Quindi rivela di non essere un fantasma. Le apparizioni sono reali. Gesù non è un fantasma. Non è un fantasma di un morto che è ritornato. Lui è andato oltre quella morte, è la vita stessa, non è che è ritornato a quello di prima. E loro gli dicono: no, non abbiamo nulla. La scena comincia a farci vedere la preparazione di un pranzo, di una colazione. E allora Gesù invita a gettare verso la rete, verso la parte destra della barca, assicurando che troveranno qualcosa. La destra nella Bibbia è sempre la parte nobile. Gesù stesso nella gloria è alla destra del Padre. In un certo senso Gesù li invita a gettare la rete attraverso di lui, dentro di lui, perché è lui che motiva l'attività apostolica dei discepoli. E quando la gettano è talmente grande la quantità di pesci che non riescono a tirarla su. E qui l'immagine stupenda di quel discepolo che Gesù amava, che è il più giovane, colui che durante l'ultima cena ha appoggiato la testa sul petto di Gesù, l'uomo che rappresenta la mistica, colui che a quel giorno di Pasqua corre più velocemente di Pietro e arriva al sepolcro, il discepolo che Gesù amava,
Il quarto Vangelo non lo si chiama mai Giovanni, ma sempre con questa espressione. È il primo che si accorge. È il Signore, lo grida. Nessuno l'ha riconosciuto Gesù. Come mai? Solo il discepolo che Gesù amava. E qui anche i padri della Chiesa continuano a ripetere: corre più veloce, lo riconosce prima, perché l'amore conosce certamente sempre prima. E Giovanni è l'uomo della mistica, è l'uomo dell'amore. Ma questa volta Simon Pietro è molto attento. Quando sente che il Signore fa qualcosa di strano, il testo dice proprio letteralmente, di ezzosato, si cinge la soprraveste perché era nudo e si gettò nel mare. Ci sono queste tre espressioni un po' strane. In genere per buttarsi in acqua ci si spoglia. Invece qui Simon Pietro addirittura si stringe la veste. Giovanni usa il verbo che abbiamo trovato il giovedì santo, la messa in cena Domini, quando Gesù si toglie il mantello e si cinge con quella meravigliosa scena del grembiule, no? Qui la veste indica proprio questo, la veste del servizio, perché lui era nudo. Senza quella veste del servizio, Pietro è nudo. E il gettarsi in acqua, il verbo è molto bello, il gettarsi nell'acqua è una scena battesimale. Ormai Simon Pietro ha capito l'importanza del servizio, ha capito ciò che Gesù gli voleva far capire e quindi accetta questa sequela nel servizio, non nel potere, ma nel servizio. Quel grembiule del giovedì santo diventa la veste di cui si cinge Pietro. Romani 6, il grande Paolo parlerebbe del battesimo, no? Siamo stati immersi nell'amore di Dio e nel suo servizio. È una scena meravigliosa. Quindi il discepolo che Gesù amava lo riconosce, Pietro, appena sente che è il Signore, si cinge e si getta in acqua. Quindi una scena meravigliosa che fa vedere l'immersione in Gesù Cristo. Sono quelle, Padre Ernesto, acque della rinascita? Le acque della rinascita. Sì, noi siamo in quella famosa località sul lago di Tiberiade che si chiama Tabaca, dove in genere, quando si va a fare il pellegrinaggio, ci si fa anche il bagno in quelle acque limacciose, sabbiose. È lì che Pietro si è buttato in acqua. Giovanni sta inventando questi particolari? Assolutamente no. Ma in 60 anni di meditazione ha capito tutti questi particolari e ora li spiega. Ma qui è la comunità che li ha ricevuti e che li spiega. D'altra parte, ci aggiorna il testo, che erano lontani poche centinaia di metri, quindi circa 100 metri, e trascinano la rete con i pesci. Gesù era sulla riva, loro sono sulla barca a un 100 metri dalla riva. Quando scendono a terra, dice il testo, vedono della brace già preparata. Questa è una cosa interessante. Gesù, il risorto, ritto in piedi, la sua posizione di risorto, ha preparato della brace. E sopra, usando lo stesso verbo che si è usato durante la passione, c'era lì un vaso pieno di aceto, sempre lo stesso verbo, keimai, epikeimai, e anche per le bende che giacevano. Ecco, Gesù ha preparato su questa brace del pesce. Da dove viene quel pesce? Nessuno ce l'ha detto. È Gesù che l'ha preparato. Vedete come stiamo cominciando a vedere una scena eucaristica. È un'eucaristia. Gesù ha preparato la brace per metterci il pesce sopra e poi ha preparato anche del pane. Pesce e pane. Ritorniamo al capitolo 6. I famosi pesciolini e un po' di pane che aveva quel ragazzo che ha dato la possibilità a Gesù di dare quel meraviglioso segno. Giovanni non racconta l'istituzione dell'eucaristia, ma il segno del pane, e qui lo riprende, quindi il pesce posto sopra la brace e del pane. Ma stranamente Gesù dice ai discepoli: portate dei pesci che avete pescato proprio adesso. Quindi abbiamo il pesce preparato già da Gesù e i pesci che Gesù ha fatto pescare a loro. Che vuole indicare questa immagine? È qualcosa di molto bello. L'Eucaristia è collaborazione. Fa tutto Gesù, è lui che porta il pane. È lui che ha fatto pescare ai discepoli, ma vuole
collaborazione. Senza di me voi non potete far nulla. Direbbe Paolo, la grazia è data gratuitamente, ma noi dobbiamo accoglierla con responsabilità. Tutto quello che ci viene dato da questo banchetto in cui è Gesù il protagonista, ma noi dobbiamo imparare a portare la nostra parte. E qui Pietro, stavolta viene chiamato solo col nome semplice, sale sulla barca e tira la rete piena di 153 grossi pesci. Questo è molto bello. Lui porta, trascina una rete con 153 grossi pesci. È straordinaria anche la forza che deve avere Pietro per portarla, ma è tutta una simbologia. Troviamo 153 grossi pesci. Che vuol dire questo numero? Noi sappiamo che gli ebrei sono appassionati di quella famosa scienza che si chiama gematria, cioè lo studio dei numeri. Beh, ci sono parecchie ipotesi. 153, se noi facciamo la somma delle singole cifre, 1 più 5 più 3, quanto dovrebbe fare, Anna Maria? Ah, non lo chiederei a me, con la matematica non vado benissimo. Dovrebbe fare 9, ma in verità è 3 per 3, 9. Quindi è il numero di Dio moltiplicato per se stesso. Un Ma semplice conto. Vai avanti, Padre Ernesto, poi vado a farti una domanda a proposito dei pesci. questi 153 grossi pesci indicano una totalità. Era un numero conosciuto anche dai grandi matematici come Archimede, Pitagora. Praticamente sarebbe un quadrato, un triangolo, scusami, equilatero, fatto di 17 punti. 1, 2, 3, 4. Se mettiamo i sassolini, 1, 2, 3, poi 4 sassolini, poi 5, fino a 17 e facciamo la somma dei numeri da 1 a 17 è 153. Che cosa vuole indicare questo numero? Tra l'altro qualche esegeta si è divertito, dato che i numeri vengono detti con le lettere, ha visto che la famosa profezia di Ezechiele, Ezechiele al capitolo 47, il versetto 12, esattamente dove si parla di Engaddi ed Englaim, vi sarà una distesa di reti. Se andiamo a guardare le consonanti di quel nome e la somma la facciamo, esce fuori 153. Che cosa sono 153? Anche Agostino dice 3 volte 50 più 3, indicherebbe tutte le comunità di ogni dove, quindi è la totalità della Chiesa. E la rete, per quanto sia così piena, non è spezzata, esattamente come succede per la tunica nel momento della passione. La tunica non fu lacerata, divisa, indica ancora una volta l'unità della Chiesa. E il verbo che c'è sotto è il verbo schismo, schizo, da cui viene scisma. Scisma è lacerazione. No, quella tunica non è stata lacerata, quella rete non è stata spezzata. Abbiamo mostrato anche il numero triangolale di 153 in Giovanni 21:11 che tu stesso ci hai mandato. Quindi, insomma, hanno avuto anche, coloro che ci seguono da casa hanno avuto anche È un'idea. tutta simbologia. È tutta una simbologia, sì. A proposito di questi pesci, che differenza c'è tra i pesci che aveva già preparato Gesù e quelli che invece aveva chiesto di portare loro? Sono gli stessi, perché tutto sommato il testo ci vuole dire che l'Eucaristia è preparata da Gesù, ma deve essere condivisa da noi. Pensa che durante la messa, a un certo punto, il sacerdote a nome di Cristo dice: pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'Eucaristia è questo sacrificio, comunione unico, offerto da Gesù Cristo una volta per sempre, ma è anche l'offerta di noi stessi. Anche noi dovremmo dire: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Per cui la simbologia dei pesci, quello preparato da Gesù insieme al pane, i pesci fatti pescare ai suoi discepoli, indica, usiamo una sola parola, collaborazione. Che cos'è l'Eucaristia? Una grande collaborazione. È il pane spezzato per il mondo d'oggi. Cristo è diventato pane spezzato per gli altri. E la Chiesa oggi cosa deve diventare? Pane spezzato per gli altri, soprattutto per i poveri, per i piccoli. Visto che comunque questi pesci simboleggiano anche tutte le genti della terra, magari qualcuno poteva averci visto un'altra spiegazione, magari ecco, aumentare il numero dei fedeli, aumentare il numero della gente nella chiesa. Certo.
c'è una progressione anche a questo livello, quindi è un testo che si rivolge poi a tutte le comunità che verranno. Quindi siamo rappresentati anche noi in quel momento di questa bellissima cena al mattino di questa Pasqua che Gesù risorto ancora una volta fa vivere i suoi discepoli. E poi c'è l'invito davvero a mangiare. Venite a mangiare, ma il verbo è il verbo aristeo, che indica proprio il fare colazione. Venite a rifocillarvi. Ecco, l'Eucaristia è il pane che ci rifocilla. E i discepoli non sanno interrogarlo, non gli dicono nulla, pur sapendo che è il Signore. Ecco, hanno timore di intervenire. E allora cosa fa? Gesù viene, bellissimo questo versetto 13, prende il pane, lo dà loro e fa ugualmente col pesce. Esattamente quello che ha fatto nella moltiplicazione dei pani e dei pesci al capitolo 6, quello che fa nell'Eucaristia: prese il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà loro, prende il calice, lo benedice e lo offre a loro. È esattamente la celebrazione dell'Eucaristia. Qua potremmo dire, con quel grande studioso che è Henri de Lubac, che l'Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l'Eucaristia. C'è un rapporto meraviglioso tra Eucaristia e Chiesa. L'Eucaristia ci fa diventare Chiesa e la Chiesa è chiamata a celebrarla e a realizzarla esattamente con la collaborazione con Cristo risorto. E Come questa unico. è la terza volta che Gesù si manifesta. Quindi la domanda che tu mi facevi: quante volte si è manifestato nel quarto Vangelo? Questa è la terza volta che si manifesta, dopo che l'ha fatto a Maria Maddalena, ai discepoli e poi con Tommaso. Questa è la terza volta che si manifesta ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. E dunque, questa chiesa unico corpo. Gesù si astiene dal mangiare, Padre Ernesto. Sì, si astiene perché è lui, come dire, che offre se stesso. Quindi anche in Luca, lo dicevamo quando abbiamo commentato la passione, se ricordiamo bene, Gesù prepara ma non mangia, perché è realismo, no? È lui È il lui vero che cibo. offre se stesso. Quindi è lui il cibo, è lui l'Eucaristia offerta al mondo di oggi, a tutti i discepoli. E infatti, dopo aver mangiato, la scena ci riserva gli ultimi versetti, dal 15 al 19, c'è un meraviglioso dialogo tra Gesù e Simon Pietro. Questa volta ritorna il nome Simon Pietro. Dopo che hanno mangiato, Gesù si rivolge di nuovo a Simon Pietro e gli fa una domanda davvero interessante. Simone di Giovanne, anzi, il testo è molto forte: mi ami più di costoro, di questi? E qui dovremmo fare una prima precisazione. Noi non sappiamo se Giona Giovanni fosse effettivamente il papà di Simon Pietro, sembra proprio di no. Evidentemente qui, Simone di Giovanni, c'è il riferimento a un altro Giovanni. Quando andiamo a vedere il capitolo 1, i versetti da 35 a 51, c'è stato Giovanni il Battista. Pietro apparteneva, insieme ad Andrea, alla compagnia di Giovanni Battista, era un discepolo di Giovanni Battista. E Giovanni Battista, l'abbiamo commentato quest'anno tante volte, era un predicatore radicale, una persona estremamente, estremamente forte come carattere. Qui Gesù gli sta chiedendo: tu che sei stato discepolo di Giovanni il Battista, hai imparato il primato dell'amore? Qui c'è il famoso primato dell'amore. Pietro, come dice anche il vescovo Francesco, il vescovo di Roma Francesco, il nostro Papa, c'è il primato dell'amore. Pietro ha il primato dell'amore. E per tre volte, dopo che ha risposto, Gesù gli ordina di pascere, di nutrire e di pascere. Qui dobbiamo un attimino guardare il testo. Tra l'altro, testo che mi è molto caro, Anna Maria, perché quando sono stato ordinato prete c'era proprio questo capitolo 21, quel giorno, quella domenica in cui fui ordinato sacerdote. Quindi mi è particolarmente caro questo testo. E 27 anni fa io lo spiegavo con quella spiegazione classica di un grande esegeta, il padre Spic, che diceva: qui Giovanni usa prima il verbo amare, mi ami? E risponde Simone: ti voglio bene. Mi ami? Ti voglio bene. Mi vuoi bene? Sì, certo, tu sai che ti voglio bene. E i padri, oltre questi studiosi, hanno visto nell'alternanza del verbo, hanno visto un Gesù
che si mette a livello di Pietro. Pietro non è forse ancora arrivato a quell'amore, è arrivato ancora al bene. Però sembrerebbe un'interpretazione, per quanto molto bella, un po' riduttiva. Poi Gesù, avergli chiesto 3 volte questo anche per fargli recuperare le 3 volte che lo ha negato, anche Agostino lo dice, sembra un po' strano. E questa alternanza dei verbi, che cosa può significare? C'è un'altra ipotesi, ancora più bella, una delle ultime. Dice, il verbo amare e voler bene sono diversi, ma il voler bene è più preciso, perché quando io amo una persona avendo davanti a me gli occhi quella persona. L'amore può diventare generico. Amare tutti significa non amare nessuno. Ogni volta l'amore va calibrato, va dato a quella persona concreta. Tu hai 2 figli, no? E tu ami i tuoi figli, anche tuo marito, sono 3 in casa con te, li ami tutti e 3, ma non puoi dire che l'amore è lo stesso. L'amore è diverso, diventa un amore di amicizia, direbbe il grande Maniten, calibrato sulla persona. Per cui Pietro è educato da Gesù ad amare le singole persone, a volerle bene in modo specifico e gli affida un incarico pastorale. Che cosa gli affida? La prima volta gli dice di pascere i miei agnelli. Gli agnelli sono i cristiani neofiti, quelli che sono arrivati appena alla fede. La seconda volta gli dice pascola, ma ancora meglio potremmo dire nutri le mie pecore. La terza volta pasci le mie pecore, al versetto 17. E gli affida sia i cristiani neofiti, sia quelli che hanno già fatto un cammino. È il compito pastorale affidato a Pietro. Pietro riceve in quel momento da Gesù il compito che poi hanno avuto nella Chiesa le guide, i vescovi, i sacerdoti. Che cosa debbono? I due verbi sono molto belli. Uno è il verbo nutrire, ecco, il nutrimento della parola, l'Eucaristia, i sacramenti, e poi pascere. Quindi il buon pastore che pasce le pecore, si preoccupa delle pecore. E il pastore non è mai al di sopra delle pecore, ma è in mezzo alle proprie pecore. Il rischio per noi sacerdoti, per i vescovi, qualche volta è di essere al di sopra della gente. Questo è un grosso pericolo di cui ci parlano anche gli Atti degli Apostoli. No, un vero pastore vive in mezzo al suo popolo. È l'esempio del nostro Papa Francesco, che sta sempre in mezzo alla gente, vuole stare in mezzo alla gente, deve stare in mezzo alla gente, perché se un pastore non vive in mezzo alla gente, tradisce il suo compito pastorale. Quindi è una scena davvero meravigliosa. Pietro ormai ha maturato questo grande amore. Poi la profezia. Quando eri giovane, tu ti cingevi da solo, andavi dove volevi, quando sarai vecchio, stendere le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vuoi. E il versetto 19, che è la spiegazione fatta dai discepoli, annota che in questo modo Gesù risorto gli profetizza la morte con cui Pietro, o nel 64 o nel 67, sono queste le date in cui è stato crocifisso, e come dice la tradizione, Simon Pietro non ha voluto essere crocifisso come Gesù, ma a testa in giù, perché diceva: non sono degno di imitare il mio maestro. E quindi è davvero una pagina meravigliosa, la consegna proprio pastorale che Gesù lascia a questo grande apostolo Pietro. E questo incontro narrato in Giovanni capitolo 21 ci rivela che unico è il Signore, unica l'Eucaristia, unica la fede e conoscenza del Signore Gesù. Noi, Sì. grazie anche al tuo commento, insomma, andremo più preparati, ecco, ad ascoltarlo, ad ascoltare la parola di Dio, il Vangelo. E state attenti anche, ad esempio, noi troviamo 9 volte la citazione di Gesù. 7 discepoli, 7 volte il termine discepoli. Giovanni non mette mai un particolare in modo inutile. Ogni particolare è voluto. E davvero nel quarto Vangelo dobbiamo leggere riga per riga, parola per parola, ecco la differenza tra catturare e pescare, perché davvero dietro questa meravigliosa pagina c'è una grandissima teologia che ci viene consegnata. Io spero che davvero ognuno di noi possa sentire questa bellissima domanda rivolta anche a noi: mi ami più di costoro? E
E questo più di costoro non è una sorta di gara da Certo. fare con gli altri, ma indica il mettersi sempre nella parte dell'amore. Il cristiano è l'uomo che deve correggere con amore, che deve amare, che deve saper perdonare con amore. Noi dobbiamo gareggiare davvero solo nell'amore. L'unica gara che Dio ci permette è quella dell'amore, amare, anche quando non siamo amati, anche quando non siamo apprezzati, e farlo sempre con quella mitezza, direbbe Giacomo, con quello spirito di mitezza che davvero fa cogliere all'altro che anche la correzione, anche il momento del perdono è fatto per amore, non per disciplina, non per cattiveria, non perché ci si sente migliori degli altri. E anche su questo, su tutto questo rifletteremo. Grazie a te, Padre Ernesto. Grazie anche per oggi. Noi ti diamo appuntamento domenica prossima e auguriamo ovviamente a te e a Grazie, io vorrei tutti coloro. augurare a voi una buona Pasqua con pochi versi di una grande poetessa, Francesca De Bechini, che dice: "Io non ho più paura, sono già oltre il tramonto, dietro la fila degli alberi neri, trapassati di sangue e di luce, ho lasciato la notte, immerso nel caldo dell'oceano di fuoco, io vengo con te, oh Signora." È quello che auguro a tutti quanti noi. Grazie Padre Ernesto, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua anche a voi, pace! Shalom.